Buona giornata a tutti, rieccoci qui con la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, Piazzale Parmesan 8 Marghera. Vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Ricordo che finora sono sempre stato in ferie, fra poco tornerò dalle ferie, tornerò a Marghera, per cui chiunque potrà telefonarmi, che sarò a casa. La trasmissione di questa sera, nella quale penso che non prenderò nessuna telefonata, per cui è inutile che mi telefoniate, parlerò del rapporto che esiste fra cattolicesimo e schiavitù e come il cattolicesimo, specialmente i cristiani delle origini, quelli che spesso vengono dipinti come cristiani comunisti, cioè quelli che dicevano che bisogna vivere in comunità, eccetera. In realtà non facevano altro che propagandare lo schiavismo come elemento fondamentale della propria esistenza. E due sono gli elementi fondamentali che prendiamo in considerazione. Il primo è l'etica e la teoria dello schiavismo. E la seconda è la divulgazione dell'ignoranza. Cioè, i cristiani quando arrivarono, cominciarono a diffondere la loro dottrina, il loro pensiero, ebbero subito un obiettivo: distruggere la conoscenza, distruggere la voglia di sapere, la voglia di discutere, la voglia di dibattere, perché solo distruggendo questo avrebbero sottomesso gli esseri umani al loro pensiero. Perché faccio questo? Perché purtroppo ci sono dei cristiani che loro pensano, vogliono il rispetto mentre stuprano le persone, mentre costringono le persone a vivere a merda, mentre costruiscono campi di sterminio, cioè mentre disprezzano ogni tensione che dà l'assalto al cielo, magari facendo errori, magari facendo cazzate. E questo è assolutamente intollerabile dal mio punto di vista, cioè è una delle cose peggiori che esistono. Prima di procedere a questo, vorrei fare un ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato al rito sull'altipiano di Asiago. La partecipazione al rito sull'altipiano di Asiago quest'anno è stata una buona partecipazione, poteva essere meglio, però chiaramente molti hanno avuto impegni all'ultimo momento, visite parenti improvvise, lavori di ristrutturazione di casa che non potevano essere rimandati. Impegni familiari anche drammatici, per cui molte persone non hanno potuto assolutamente esserci. In ogni caso, la partecipazione è stata buona e le persone che hanno partecipato erano persone estremamente sensibili, estremamente con una scintilla di magia ancora viva dentro di loro, cioè nessuna di loro sarebbe entrata nel pollaio e avrebbe chiesto il loro posto. Per cui tutte persone estremamente vive, tutte persone estremamente dinamiche e tutte persone che hanno cercato di costruire loro stesse e affrontando uno sconosciuto, cioè un qualcosa che non conoscevano, hanno di fatto affrontato, dilatato se stesse, cioè hanno costruito un po' di magia, un po' di stregoneria dentro di loro. E questo è il migliore inizio che ci possa essere per qualsiasi cammino, dovunque quel cammino porterà. L'importante è che porta a sviluppare la persona, porta a sviluppare la consapevolezza della persona nel mondo. E questo è il secondo rito che facciamo sull'altipiano di Asiago. E al di là di tutti gli scopi che ci sono di tutto l'insieme, quello che io so in prima persona è che stiamo scuotendo le linee di tensione che reclamano libertà. E quello che stiamo facendo lassù lo stiamo facendo per tutti gli esseri umani, cioè direi per tutto il mondo se non fosse un po' assurdo, però lo stiamo facendo per tutti quelli che cercano di sviluppare se stessi, cercano di costruire il loro esistere e la loro libertà. Bene. Ringrazio pertanto tutti i partecipanti, spero che tutti siano stati soddisfatti da ciò che abbiamo fatto, e alla faccia dei cattolici, se i cattolici purtroppo dei riti pagani li dipingono a modo loro e loro squartano le vergini, squartano i bambini, spandono il sangue, ma questa fa parte dell'iconografia cattolica, non fa parte del paganesimo. Per cui un ringraziamento a tutti e un riavvederci, spero spesso, comunque l'appuntamento per il prossimo anno. Ora, partendo dal discorso di oggi che facciamo sullo schiavismo, cominciamo a parlare alcune citazioni
e queste citazioni sono commentate prese dalla schiavitù dell'Italia imperiale di Stehermann Trofinov, che è stato pubblicato dagli editori riuniti. Vediamo un attimino. In effetti non si può non provare un senso di delusione una volta fatta conoscenza con i passi delle epistole che abbiamo citato. La prima epistola ai Corinti, 12, 12, 14, l'epistola ai Galati, 3, 26-28, l'epistola ai Colossesi, 3, 8, 11. Leggendo nella prima lettera di Pietro, 2, 18, dice Pietro: Servi, siate sottomessi con ogni rispetto ai vostri padroni, non solo a quelli che sono buoni e ragionevoli, ma anche a quelli di carattere intrattabile. E nell'Epistola ai Colossesi 3:22 dice: Voi servi, obbedite in tutto ai vostri padroni, secondo la carne. E nell'Epistola agli Efesini 6:5 dice ancora: Servi, obbedite ai vostri padroni di quaggiù. Anche Epistola a Tito 2:9:1 e 1 a Timoteo 6:1. E infine trovare nell'Epistola ai Romani 13:1-4 la stessa idea di incondizionata sottomissione espressa nella forma più generale. E non possiamo non provare un senso di imbarazzo nel constatare l'esistenza di stridenti contraddizioni accettate dai numerosi redattori del Nuovo Testamento, le cui componenti, prima di essere canonizzate, furono attentamente studiate e selezionate dai padri della Chiesa, ma proprio questa chiara assurdità deve trattenerci da conclusioni affrettate. In effetti, ciò che questi analizzatori, cioè questi studiosi, non hanno compreso è la qualità degli estensori delle epistole, cioè di Paolo, di Pietro e di tutti gli altri, i quali avevano un solo obiettivo, cioè costruirsi una banda, costruirsi una setta e estrarre quella setta dall'insieme del sistema sociale. Per cui hanno scritto quelle epistole in funzione di questo. Se loro avessero scritto, schiavi, ribellatevi ai vostri padroni, chiaramente, quelli che si sottomettevano alla loro idea, si sarebbero ribellati anche a loro, cioè si sentivano autorizzati a ribellarsi anche a loro. Questo non è ammissibile. Cioè, né Paolo, né Pietro, né tutti gli altri potevano ammettere che qualcuno si ribellasse a loro, in quanto ricordatevi che la loro autorità veniva da Dio. Proviamo ancora a vederci un po' più ampiamente il discorso. A questo concetto è legato alla predicazione della non resistenza alle circostanze esteriori della vita, che venne richiesta contemporaneamente, scusate, sì, che venne richiesta contemporaneamente sia agli schiavi che agli uomini liberi. In pratica, il tentativo era quello di ridurre alla schiavitù anche chi era libero, non di portare tutti alla libertà. In tutti i passi delle epistole che riflettono questa predicazione, la troviamo collegata al concetto di Dio. La sottomissione è accettata in nome della devozione a Dio ed è legata alla fede nella sua ricompensa. Per gli schiavi, Colossesi 3, 22-25, dice, attenzione, questo è Paolo, Voi servi obbedite in tutto ai vostri padroni secondo la carne, non solo quando vi vedono come per piacere agli uomini, ma con sincerità di cuore, per timore del Signore. Tutto quello che fate, fatelo di cuore, come per il Signore e non per gli uomini, sapendo che riceverete in ricompensa l'eredità dalle mani stesse di Dio. È a Cristo, Signore, che voi servite. Chiunque invece commette ingiustizia riceverà secondo l'ingiustizia commessa. Non sarà guardato in faccia a nessuno. Però l'ingiustizia dove sta? Nel chiedere libertà o nell'accettare la sottomissione? Per me accettare la sottomissione è ingiustizia, mentre invece chiedere la libertà per Paolo, il cattolico, è un atto di ingiustizia, cioè chiedere libertà è essere ingiusti. E dice ancora ai padroni colossesi: Voi padroni trattate i vostri servi con giustizia ed equità, sapendo che voi pure avete un padrone nel cielo. In pratica anche i padroni dovevano pensare di essere schiavi del Dio, per cui loro erano padroni in quanto Dio li aveva demandati a essere padroni. Ancora agli schiavi efesini,
6, 5, 8, 5. Servi, obbedite ai vostri padroni di quaggiù con rispetto e timore, nella semplicità del vostro cuore, come a Cristo. Non soltanto quando siete sotto i loro occhi, come se doveste solo piacere a uomini, ma come servi di Cristo che fanno di buon cuore la volontà di Dio. Serviteli con sollecitudine, come se prestaste servizio al Signore e non agli uomini, ben sapendo che ciascuno, schiavo o libero che sia, riceverà dal Signore la ricompensa secondo quel che ha fatto di bene. E ricordate che questa è una menzogna. Cioè, praticamente, nella lettera agli Efesini, credo che sia Paolo, credo che sia Paolo, dice una menzogna. Perché dice, ben sapendo che ciascuno, schiavo libero che sia, riceverà il Signore la ricompensa secondo quello che avrà fatto di bene. In realtà non è vero, perché Dio può dare la ricompensa anche se nessuno ha fatto nulla di bene. Perché se uno pensa di fare del bene per compiacere a Dio, viene di fatto punito per arroganza, perché Dio è incondizionabile. Attenzione che qui siamo all'eresia, eh? Cioè Paolo dovrebbe essere bruciato come eretico in questo momento. Ai padroni Efesini 6, 9, e voi o padroni fate altrettanto nei loro riguardi, estenendovi dalle minacce, ben sapendo che loro e vostro padrone sta nei cieli e davanti a lui non ci sono preferenze personali. E questo non è vero, perché se Dio è incondizionato ha delle preferenze personali, altrimenti ci sono delle condizioni. E qui condizionare Dio è atto di eresia e si va sul rogo. Nella prima epistola ai Corinti leggiamo di nuovo dell'uguaglianza nel diritto alla salvezza. Questa si realizza nel fatto che tutti possono salvarsi indipendentemente dai loro titoli, che siano schiavi o liberi, circoncisi e non circoncisi, che anzi, attenzione, nella prima epistola ai Corinti, ognuno sarà salvato soltanto se non cercherà di sfuggire alla propria condizione, se non cercherà di conseguire questo scopo per se stesso. Dice nell'epistola, prima epistola ai Corinti, 7, 20, 24, ognuno resti nella condizione in cui era quando fu chiamato. Sei stato chiamato quando eri schiavo, non te ne preoccupare, anzi, trovandoti nella possibilità di diventare libero, approfitta piuttosto della tua condizione di schiavo, perché chi da schiavo è stato chiamato nel Signore è liberto di Cristo, come invece è schiavo di Cristo chi è stato chiamato da liberto. Siete stati riscattati a gran prezzo, non vogliate diventare schiavi degli uomini. Ciascuno fratelli rimanga davanti a Dio nella condizione in cui era quando fu chiamato. E questo vuol dire sottolineare ancora una volta che la schiavitù è un dato fondamentale della costruzione del cattolicesimo. Queste qua sono le parole di Paolo, quello che davanti al quale voi mettete in ginocchio i vostri bambini. La forma nella quale ha espresso il consiglio di accettare la libertà non testimonia della renitenza dell'autore, ad essere preciso su questo problema, ma del suo desiderio di convincere coloro ai quali si rivolge che non devono guardare alla liberazione come lo scopo ultimo della loro vita, esortandoli a credere che questo problema ha un ruolo secondario nel perseguimento dello scopo finale, quello della salvezza, mediante il perfezionamento interiore, che è dato dalla sottomissione. Se solo chi si sottomette può essere salvato. Che l'insegnamento contenuto nell'epistola ai Colossesi 3:22, 4,1 e quello agli Efesini 6:5-9 non fosse un tentativo di porre il problema della schiavitù come problema sociale indipendente, lo dice tra l'altro il contesto del quale fa parte l'ammaestramento. All'inizio si parla di doveri reciproci fra moglie e marito, fra figli e genitori, e successivamente fra schiavi e padroni. In altre parole, si tratta della concreta attuazione degli obblighi morali imposti agli uomini dalla nuova dottrina e non di tentativi di soluzione di un problema sociale. Con forza ancora maggiore fu espressa l'essenza della predicazione della sottomissione nei testi che contengono l'esaltazione delle sofferenze patite ingiustamente. Pietro, Epistola prima, 2, 18-20.
Servi, siate sottomessi con ogni rispetto ai vostri padroni, non solo quelli che sono buoni e ragionevoli, ma anche a quelli di carattere intrattabile, poiché piace a Dio che si sopportino afflizioni per riguardo verso di Lui. Quando si soffre ingiustamente, infatti, che gloria viene sopportare di essere battuti quando si è mancato? Se tu hai mancato, puoi essere punito tranquillamente, ma se voi, pur avendo agito rettamente, sopportate sofferenze, e tuttavia rimanete sottomessi, questo è gradito a Dio. Attenzione, questo è Pietro che parla. La sottomissione assoluta, la sottomissione all'ingiustizia, la sottomissione all'aberrazione, questo vuole Pietro. I Corinti 6, 7 e la seconda lettera ai Corinti 11, 20 è simile a questo invito, il senso della predicazione evangelica, amate i vostri nemici, però portate i miei che li sgozzo, dice il Gesù di Nazareth. Così come la richiesta espressa nelle epistole ai Romani, cosa dice, credo che sia Paolo, l'epistola ai Romani, benedite chi vi perseguita, benedite e non vogliate maledire. La fede nella ricompensa condiziona logicamente questo insegnamento. Essa consolida le regole morali dei primi cristiani, spiega il perché l'uomo deve sopportare, subire, senza resistere, tutte le avversità. Il tema delle sottomissioni alle autorità viene trattato nell'Epistola ai Romani. Qui viene rivolta profonda attenzione al legame fra la proposizione relativa alla necessità di essere ubbidienti ad ogni autorità e la concezione generale dei primi cristiani in merito ai rapporti tra Dio e gli uomini, tra Dio e il mondo. Non si può comprendere il senso del passo 13, 1-4 dell'Epistola ai Romani di Paolo fuori del contesto dal quale fa parte. Il paragrafo 1 esprime l'idea dell'essenza divina dell'ordinamento del mondo. Attenzione, non c'è autorità che non venga da Dio, neanche quella del mafioso. Colossesi 1,17. Da qui, neanche quella degli usurai. Da qui deriva la tesi sulla necessità di sottomettersi alle autorità. Dice, e perciò chi si oppone all'autorità resiste all'ordine stabilito da Dio. Poiché il capo è un esecutore del volere di Dio. La consapevolezza del fatto che i problemi umani, e tra questi il problema della sottomissione alle autorità, fanno parte del problema generale del rapporto dell'uomo con Dio, deve convincere alla sottomissione non solo per il timore della condanna, ma anche per ragioni di coscienza. L'idea centrale della predicazione è formulata nei capoversi 7 e 8 del capitolo 14. Nessuno di noi infatti vive per se stesso e nessuno muore per se stesso, perché se noi viviamo, viviamo per il Signore e se noi moriamo, moriamo per il Signore. Dunque, sia che si viva, sia che si muoia, siamo del Signore, siamo bestiame del Dio, siamo bestie che vanno al macello. Questo è il concetto fondamentale dei primi cristiani che dopo nella storia si è sviluppato in continuazione. Com'è che si è sviluppato in continuazione? Si è sviluppato per il fatto che l'autorità viene da Dio. Qualunque autorità viene da Dio, il macellaio, il massacratore, l'assassino ha un'autorità sulla vittima che gli viene da Dio. L'imperatore ha un'autorità sui sudditi che proviene da Dio, un'autorità assoluta, un diritto assoluto di vita o di morte. E da qui cominciano le lotte sociali che, partendo dalla Magna Carta con Giovanni senza terre, hanno cominciato a limitare il diritto del padrone a massacrare i sudditi. Ma il cattolicesimo, il cristianesimo, quello che voi chiamate San Pietro e San Paolo, davanti al quale mettete in ginocchio i bambini, avevano un solo scopo: ridurre gli esseri umani in bestiame, mettere in ginocchio chi non si poteva difendere, autorizzare il massacratore, autorizzare il padrone a stuprare le persone, perché questo diritto a stuprare le persone glielo aveva dato Dio. Certo, dice, non stupratele troppo forte, siate un po' dolci nel stuprarle. Vi ricordate? Nella parabola del fico,
Abbiamo tre versioni, di cui due simili, quella di Marco e di Matteo, sono abbastanza simili, cioè il pazzo ha fame, va a trovare i fichi, non ci sono fichi perché è fuori stagione e lui maledice e uccide il fico. In Luca la stessa parabola viene leggermente cambiata, dice no, ma sai, non maledire e tagliare il fico subito, cerca di scavargli attorno, mettergli un po' di letame, fagli... Se dopo proprio che tu gli hai chiesto, proprio che se è ostinato ancora nell'errore, allora lo tagli. Cioè, questo è il senso fondamentale però la sottomissione è il messaggio, la sottomissione è l'ordine, la sottomissione è l'obbligo. I primi cristiani non dispongono ancora di eserciti per imporre la sottomissione. Dopo arriveranno gli eserciti. E come si giunge alla sottomissione? Cosa si può ottenere perché il servo non si ribella? Vi ricordo che quando arrivano queste cose, siamo già nel primo secolo d.C., c'è da Columella a tutti gli altri, la schiavitù sta per finire. Perché la schiavitù sta per finire? Perché succedono cose strane, cioè nel senso che gli schiavi cominciano a non servire più i padroni, specialmente gli schiavi incatenati. Columella aveva una fattoria dove aveva una fattoria di schiavi anche incatenati. Questi qua strappavano le radici delle piante che dovevano piantare, le vigne non facevano frutto, i lavori erano fatti male, cioè c'era un rifiuto del lavoro portato a un livello tale che avere gli schiavi incatenati non produceva più niente. E allora si stava innestando tutto un meccanismo di liberti, di concessioni, di lavori, per cui tutto lo schiavismo stava per finire, cioè il processo di distruzione della schiavitù era già in atto. A questo punto arrivano i cattolici che danno un altro strumento, cioè danno lo strumento della sottomissione, danno lo strumento dello stupro delle persone, cioè il padrone assoluto per volere divino, e danno questa possibilità. Danno questa possibilità, ai padroni di distruggere gli schiavi, cioè di riportare gli schiavi dentro. Però per riportare gli schiavi dentro occorre fare un'operazione molto grossa. E qual è l'operazione che bisogna fare? Bisogna distruggere la conoscenza. La conoscenza, il sapere, il dibattito, cioè sono tutte cose che disturbano le persone, impediscono alle persone di essere schiave. Cioè, una persona che va alla ricerca della conoscenza accetterà mai la schiavitù. Una persona che va alla ricerca della libertà, va alla ricerca della costruzione del benessere, non accetterà mai la schiavitù. E allora, da dove viene la distruzione della conoscenza? Nacque, ad esempio, sul terreno degli antagonismi sociali. Questo passo della prima epistola ai Corinti. La prima epistola ai Corinti di Paolo dice: considerate, o fratelli, la vostra chiamata. Tra voi non ci sono né molti sapienti secondo la carne, né molti potenti, né molto nobili, ma Dio ha scelto degli ignoranti del mondo per confondere i sapienti. Di più, Dio ha scelto quelli che nel mondo non hanno poteri per far vergognare i forti, anzi, fra le persone del mondo, Dio ha voluto scegliere quelle di umili natali, disprezzate, tenuto in nessun conto come non fossero, per ridurre a nulla coloro che sono. Per cui il vero progetto di Paolo, siccome lui era ignorante, come lo sono i cattolici fondamentalmente, perché mettersi in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra è un atto di assoluta ignoranza, quello che voleva lui era distruggere la conoscenza, distruggere la filosofia, distruggere il dibattito, distruggere tutto ciò che poteva permettere all'essere umano di cercare giustizia, di cercare libertà, di cercare quello che gli permetteva di esistere. E se di questo non vi sconfinfera, io vi leggo anche da Taziano di Siria, 110-172 d.C., che fu uno dei primi padri della Chiesa cattolica naturalmente, e di lui sopravvive solo il discorso ai greci. Dice praticamente: ai greci egli non riconosce altro che l'essere cultori dell'inganno, della casistica, della verbosità frivola, della corruzione. Con le sue parole essi, attenzione a cosa dice, costrinsero l'arte della retorica a servire l'ingiustizia e la calunnia, vendendo a loro la libera forza della parola,
e presentando presso la stessa cosa, ora come giusta, ora come non buona, questo era lo scetticismo, l'arte poetica per descrivere battaglie e gli amorazzi degli dèi e la corruzione dell'anima. Non meglio se la passano i filosofi. Quale nobile cosa avete voi prodotto nel vostro esercizio della filosofia? Quali dei vostri più eminenti uomini è stato esente da vanagloria? Domanda Tiziano, facendo seguire alle domande retoriche alcune ferme ingiunzioni ai neofiti cristiani. Non siate distratti, dice sto Tiziano, sto padre della Chiesa, non siate distratti dalle solenni assemblee di filosofi, che non sono filosofi, che dogmatizzano loro, l'un contro l'altro, benché ciascuno non faccia altro che dare sfogo alle rozze fantasie del momento, loro. Inoltre, essi si scontrano spesso tra di loro, ognuno odia l'altro, indulgono in opinioni contrastanti e la loro arroganza li rende avidi dei posti più alti. Loro, 1600 anni di storia per dimostrare dove sta la verità. E distruggere la conoscenza, distruggere il sapere, questo è l'arte del cristianesimo, cioè fin dalle origini, fino dai primi cristiani, i cristiani dell'origine avevano uno solo scopo: distruggere la conoscenza, distruggere la consapevolezza degli esseri umani. Perché solo distruggendo la conoscenza, solo distruggendo la consapevolezza, si poteva distruggere gli esseri umani. E a cosa porta questa distruzione della conoscenza? Come si applica oggi? Quali sono i risultati cui oggi possiamo assistere della distruzione della conoscenza? Ho qui un articolo della Repubblica del 24 luglio 1998. Dice: la Chiesa resta monarchica. Con la legge quadro sulle conferenze episcopali, pubblicata ieri da Papa Wojtyla, ha bloccato qualsiasi tendenza a dare un sia pur vago ordinamento federale alla comunità dei 900 milioni di cattolici. La Chiesa universale non può essere concepita come somma delle chiese particolari, né come una federazione di chiese particolari. Solo il Romano Pontefice, capo del collegio episcopale, può esercitare singolarmente la suprema potestà della Chiesa. In pratica non fa altro che ridefinire e sottolineare il concetto fondamentale su cui si regge la Chiesa cattolica. Il padrone sono io e voi fate quello che voglio io. Il mio successore sarà il padrone e farà quello che dice lui. Quando parlo io è come se parlasse Dio. Quando parlo a divini, se adesso non mi ricordo più la formula esatta, è come se parlasse Dio. Dunque, non è possibile l'esistenza di su un'altra chiesa. Perché? Perché Wojtyla è il padrone dei cattolici, cioè i cattolici sono bestiame del gregge che appartiene a Wojtyla. E cosa comporta questo? Attenzione. Dalla Repubblica del 24 agosto 1998, e qua entriamo in un terreno un po' particolare e secondo me uno dei terreni più divertenti che ci siano, anche perché va un po' a legarsi con tutte le varie sette che ci sono in giro, un po' irreali. Dice praticamente dalla Repubblica 24/08/1998, ognuno può verificare. New Age, libri all'indice. Proprio l'altro giorno la Santa Sede aveva rivolto un avvertimento ufficiale su alcune delle posizioni del gesuita Indios Antoni de Mello. Vi ricordo che non prendo telefonate oggi. Antoni de Mello, 1931-1987. Ritenuto uno dei padri spirituali delle filosofie New Age. Si tratta, secondo il Vaticano, di posizioni non compatibili con la fede cattolica, che potrebbero causare gravi danni. Una nota della Congregazione della Dottrina della Fede segnala, a titolo di esempio, affermazioni come, attenzione, Gesù fu maestro come gli altri, o le religioni, compresa quella cristiana, sono l'ostacolo principale alla scoperta della verità. Cioè qui abbiamo due affermazioni fatte da sto indio, Antoni de Mello, che sono importantissime. Cioè,
L'affermazione che viene condannata, Gesù fu maestro come tanti altri. Vi ricordate i grandi maestri tipo della teosofia, dove c'è, non so, se Gesù, si cita Krishna, si cita Platone, si cita tutta una serie di maestri che ci sono stati e che verranno. Bene, questa affermazione è un'affermazione eretica. Se questo Demello, anziché vivere oggi, cioè credo sia già morto nell'87, ma comunque se fosse vivo, qualche secolo fa lo avrebbero bruciato sul rogo come eretico, eh? L'avrebbero bruciato sul rogo come eretico. Perché Gesù non può essere considerato un maestro come gli altri? Perché lui è figlio del Dio padrone. Cioè lui è il padrone, figlio del Dio padrone. Per cui non può essere messo alla stessa stregua di Socrate, non può essere messo alla stessa stregua di Krishna o degli altri illuminati che ci sono stati. Perché lui è il Dio, cioè lui è Dio. Cioè, vi ricordate la Trinità, la Padre, Figlio e Spirito Santo? Ecco, ognuno dei tre è Dio. Cioè, Spirito Santo è Dio, Dio è il Padre, è Dio e Gesù è Dio. Tre in uno, quel mistero che è mistero, che dovete considerarlo un mistero perché è solo un mistero. Bene, è un po' scopiazzato da quelle che sono le triadi romane. Vi ricordate Cerere, Liber Libera, per esempio. Però il significato delle triadi romane è un altro significato. Cerere, libere, libera, ci ha voluto 1500 anni di filosofia occidentale per essere, non essere, divenire, per oggettività, soggettività e, sì, trasformazione. Cioè, ci è voluto 1500 anni per riuscire a ricostruire uno dei primi elementi della filosofia romana. Oppure un'altra triade era Minerva, Giunone e Giove, la nascita, lo sviluppo della conoscenza nell'infinito dei mutamenti. Oppure Marte, Quirino e Giove, cioè la soluzione della contraddizione per giungere all'infinito. Cioè, le triadi romane del paganesimo romano avevano un significato che dava delle indicazioni su come affrontare la vita, su come costruire il futuro della città. A differenza invece la Trinità cattolica non è altro che un sotterfugio inventato da Costantino durante il concilio di Nicea col quale fregare Ario che parlava delle due nature di Cristo. Dopodiché, guarda caso, Costantino è morto ariano, cioè si è fatto ariano prima di morire, però intanto ha mandato in esilio tutti i seguaci di Ario. Dunque, stiamoci un pochino attenti a queste cose. Per i cattolici Gesù è Dio, per cui lui deve sapere tutto quello che esiste perché lui è il creatore dell'universo. Cioè, se lui dice una cazzata, è Dio che dice la cazzata, è il sapiente che dice una cazzata. Quando dice che le stelle cadranno sulla terra, è Dio che fa cadere le stelle sulla terra. Non è un profeta, non so, Platone può dire, vabbè, le stelle sono piccole, cadono le stelle sulla terra, benissimo. Diciamo, Platone non ha la conoscenza per sapere che le stelle in fondo non sono così piccole come lui pensava, ma qui siamo in presenza di Dio, cioè quello che le ha create le stelle, in teoria. Per cui lui deve sapere esattamente la consistenza della stella. Per cui le cazzate che dice sono effettivamente delle cazzate enormi, aberranti. E la Chiesa Cattolica ribadisce che Gesù, essendo Dio, figlio di Dio, non può essere considerato uguale a un altro maestro. Dopodiché l'altro, le religioni, compresa quella cristiana, in pratica parla delle religioni rivelate, sono di ostacolo principale per scoperta della verità. Perché? Perché bloccano le persone in una verità rivelata. Se io ti blocco all'interno di una verità rivelata, tu non puoi andare oltre quella verità. Se tu non puoi andare oltre quella verità, non puoi sviluppare te stesso. Per cui blocco qualunque sviluppo che tu hai. Per cui siamo attenti, cioè sto Demello lo avrebbero bruciato sul rogo. E la condanna è alla New Age, perché non è possibile, non è accettabile da parte della Chiesa Cattolica che esistano un altro modo di sentire il mondo. Dopodiché noi siamo perfettamente d'accordo perché 1500 anni di roghi, di torture, di sgozzamenti, di stupri, lo hanno fatto perché Gesù era Dio, figlio di Dio, per cui noi agiremo sempre in quella direzione. Pensare cose diverse, dal momento che poi un Gesù non è mai esistito, tanto per essere chiaro, è semplicemente aberrante. E questo è il prodotto sempre di quello che abbiamo letto prima delle epistole ai Corinti di Paolo e Pietro. Ma noi vogliamo andare ancora avanti, perché il problema qual è?
che quando noi diciamo cattolicesimo, cristianesimo, in realtà cos'è che ci riferiamo? Non semplicemente alla dottrina cattolica, noi ci riferiamo a tutte quelle che sono le espressioni della pulsione di morte. Che cos'è la pulsione di morte? La pulsione di morte non è altro che l'essenza con cui mettere in ginocchio le persone, con cui costringere le persone a non svilupparsi, a non crescere. È la forza che tende a rapinare l'energia vitale delle persone. La Chiesa cattolica, come i musulmani, come gli ebrei, come tantissime cose, tipo gli induisti, tipo i buddisti lamaistici, cioè, non sono altro che espressioni della pulsione di morte. Per cui i principi sono abbastanza comuni, anche se noi, essendo in Italia, abbiamo la Chiesa cattolica come referente. Bene. Dalla Repubblica del 25 agosto 1998, le donne dai volti rubati, intoccabili del Bangladesh, a Dhaka nell'ospedale delle ragazze sfregiate. La pratica di deturpare le facce con l'acido è tornata a diffondersi negli ultimi anni. Ad agire sono uomini respinti o coniugi delusi dai beni portati in dote dalla moglie. Anche qui, se voi siete attenti a questo tipo di cose, c'è la persona come oggetto, la persona in ginocchio, la persona che deve servire qualcun altro e siccome non lo serve abbastanza bene, può essere deturpata, può essere annientata, torturata, distrutta. Cioè, è sempre un elemento fondamentale della pulsione di morte. Cioè, sono gli individui privi di diritti, non sono soggetti di diritti, cioè non hanno dei diritti, devono soltanto obbedire alle aspettative che uno vorrebbe che loro obbedissero. Se non fanno questo, sono punibili di qualunque cosa. Obbedite ai vostri padroni, dice Pietro, qualunque cosa facciano, perché qualunque cosa fanno, lo fanno per volere di Dio. Questo dice Pietro e Paolo. Attenzione, bene. Questo è un effetto di quello che dice Pietro e Paolo. Ma si dice, questi non sono cattolici, ma è la stessa cosa. È la stessa applicazione della pulsione di morte. Questi sono musulmani, ma non ha importanza. Ciò che applicano è questo. La persona è oggetto di possesso, non è soggetto di diritto. Non essendo soggetto di diritto, non può rivendicare giustizia. Può solo rispondere alle aspettative di chi la possiede. E questo è il principio generale della pulsione di morte. Questo è quanto determina la distruzione dell'essere umano. Ricordo che non prendo telefonate, finché, non so, forse alle 8 prenderò una telefonata. E andiamo avanti ancora. Io faccio quello che voglio io e sono affari miei. Vi ripeto che non prendo telefonate. Vabbè, visto che... Ok. Il problema che nasce col cardinale Giordano. Cardinale Giordano perché viene accusato di usura? Perché lui è come Dio, cioè lui può fare quello che vuole, perché lui è demandato da Dio a praticare l'usura. Ora, per me è irrilevante che sia colpevole o non sia colpevole, cioè, i dati che sono emersi nella complicità di suo fratello danno una fortissima censura morale. Cioè, in pratica lui, essendo il demandato da Dio, lui può fare esattamente quello che vuole perché lui è padrone di fare quello che vuole. Per cui lui può con le parole censurare l'usura, dire che l'usura è un reato, non si fa l'usura, vanno condannati gli usurai. E nello stesso tempo agire e praticare l'usura perché lui è demandato dal Dio a fare quello che vuole. E voi dovete obbedire a chi fa quello che vuole. Perché? Perché lui è il padrone, non è il posseduto. Il posseduto, cioè la vittima dell'usuraio, deve solo obbedire e subire perché subisce il volere di Dio. E tanto più subisce il volere di Dio, tanto più, secondo Paolo, anche se è un'eresia, acquista meriti nei confronti di Dio. Dunque Giordano può tranquillamente praticare l'usura perché è Dio che gli ha dato l'autorità di praticare l'usura. Attenzione a queste cose. Non esiste nel cristianesimo, non esiste nel cattolicesimo il diritto di chiedere giustizia nei confronti del più forte. Il più forte
Può commettere qualsiasi ingiustizia perché il fatto che lui commetta l'ingiustizia è per volere divino. Siamo d'accordo su questo? Questo qua è dottrinale, eh? Questo è un concetto che è andato avanti nella storia fino alle lotte sociali. Le lotte sociali hanno cominciato a porre un freno a questo, a dire no, il tuo potere assoluto va limitato. Vi ricordate quando vi ho parlato della differenza filosofica fondamentale che sta alla base fra il codice di Hammurabi e i 10 comandamenti? Nella premessa, nel codice di Hammurabi, dice: io faccio queste cose affinché il più debole abbia giustizia dai soprusi del più forte. Cioè, il codice di Hammurabi serviva per limitare il potere del più forte, alla fin fine il potere di Hammurabi e di alcuni nobili. I 10 comandamenti, invece, servono affinché l'essere umano non abbia scampo, sia sottomesso, non abbia nessuna possibilità di sfuggire alla sottomissione. Adorerai me, dovrai fare questo, non bestemmiare, onora il padre e la madre, non devi rubare, cioè devi essere sottomesso. Questo è il concetto dei 10 comandamenti. Questi 10 comandamenti sono una delle più grandi porcherie della storia, perché il loro scopo non era quello di costruire giustizia, ma di sottomettere gli esseri umani. A differenza del codice di Hammurabi, il cui scopo, per quanto discutibile, per quanto vecchio, aveva lo scopo di limitare il potere del più forte nei confronti del più debole. E dunque il cardinale Giordano può tranquillamente praticare usura, e noi per questo lo censuriamo, perché lui è l'inviato del Dio. Le vittime subiscono perché Dio ha voluto che loro subissero. La malattia la subite perché Dio ha voluto che voi abbiate la malattia. Tanto più avete malattia, tanto più Dio gode. Ricordatevi questi concetti, perché voi non siete forti a sufficienza per diventare padroni di uomini. Spesso voi siete uomini che marciano per costruire la vita, non siete padroni di altri uomini, non avete possibilità di determinare voi stessi, non siete onnipotenti, voi non siete Wojtyla, non siete Giordano, non, cioè la maggior parte di voi siete uomini che marciano per la costruzione di voi stessi, per cui voi siete quelli che diventano assoggettati, voi siete quelli che devono rivendicare l'essere soggetto di diritto, per cui la Costituzione non va, è inutile che Scalfaro dica: io ho il diritto costituzionale di dire quello che penso. Scalfaro deve proteggere il diritto costituzionale del più debole a dire quello che pensa. Questa è la sua funzione costituzionale. Lui ce l'ha il diritto di dire quello che pensa. Nessuno andrebbe a censurare un Scalfaro. Qualcuno può dire: non sono d'accordo, non va bene, sei andato fuori dalle righe, questo non dovevi dirlo. Però nessuno può dare addosso a Scalfaro. Mentre invece Scalfaro ha il dovere costituzionale di proteggere il diritto di parola della persona più debole. Questo è il suo dovere costituzionale. Invece Giordano può praticare l'usura, pur parlando contro l'usura, perché lui è Dio. Cioè lui si ritiene Dio, padrone del proprio fare, padrone di quello che lui vuole fare. E ricordatevi sempre questi aspetti, perché se non ci ricordiamo questi aspetti, queste variabili, non saremo mai in grado di costruire la morale pagana, perché proprio censurando il male, censurando l'orrore, censurando i termini della sottomissione, noi possiamo costruire la morale pagana, possiamo costruire come deve essere gli occhi che guardano il mondo, quali sono i doveri delle singole persone, qual è la libertà da chiedere, quali sono le cose da imporre. Se noi non censurassimo il cristianesimo, non definissimo il male, non saremmo mai in grado di riconoscere il male nemmeno se qualche pagano lo praticasse. Perché quando noi diciamo che nessuno deve essere sottomesso, non lo diciamo in generale, lo diciamo per tutti e per sempre. Cioè quello che stiamo facendo adesso è per ciò che si costruisce. E se qualcuno, ricordo sempre che non prendo telefonate, eh? Ho già detto che non prendo telefonate. Se qualcuno avesse dei problemi, dalla Repubblica del 24 agosto 1998, sembra che si siano dati appuntamento tutti quanti in questo periodo, nella comunità mormone dell'Utah usa frustata per imporre la poligamia, costretta a sposare lo zio, obbligata a diventare la 15ª moglie. Oh, nell'Utah, siamo negli Stati Uniti, eh?
obbligato a diventare la quindicesima moglie, frustata a colpi di cintura dal padre che voleva così punirla per essersi sottratta ai suoi doveri coniugali, rinchiusa per giorni in una cella di rieducazione, tutto ciò non è avvenuto in uno sperduto villaggio dominato dall'integralismo islamico, ma nello Utah, nel cuore degli Stati Uniti, dove vive la più numerosa comunità mormone del paese. Una vicenda che riaccende i riflettori sul fenomeno della poligamia nella comunità dei mormoni, un retaggio del passato, una tradizione religiosa difficile da sradicare. E questo negli USA è un segreto che tutti conoscono, ma che molti tendono a dimenticare. Questa volta però non è possibile chiudere l'occhio perché è avvenuta una denuncia diretta. Kingston è il leader di una comunità mormone che conta circa 1500 membri, un clan potentissimo con proprietà in tutto lo stato, valutate intorno ai 150 milioni di dollari. Nello Stato, come in tutti gli Stati Uniti, la poligamia è illegale, ma da sempre la polizia mantiene una politica di tolleranza nei confronti della potente comunità. In pratica, con i soldi puoi comprare qualunque cosa. Con i soldi puoi pagare qualunque cosa. Va bene. Questo è il tutto, questa è la condizione che costruisce il cristianesimo. Ora, qualcuno mi sta dicendo che devo accettare il contraddittorio. Benissimo, il contraddittorio consiste in una sola cosa, cioè o voi dite che quello che dico io non è vero e state mentendo, oppure voi state proteggendo il diritto a costruire gli schiavi, cioè il diritto ad imporre la schiavitù. Questo non è un diritto. Cioè voi non avete il diritto di dire questi devono essere schiavi, voi non avete il diritto di stuprare i bambini e dire no, ma sai, Wojtyla non ha detto. No, Wojtyla è uno stupratore. La partecipazione morale in questo paese è un reato preciso. Per cui chi ha conoscenza di un reato e tende a coprirlo, o tende a ridimensionarlo, o tende a non farlo conoscere, o tende a non punirlo e perseguitarlo, è comunque censurato dal punto di vista morale. Dopodiché la censura morale si estende in filosofia, si estende nel dibattito, si estende in qualunque condizione della vita che noi abbiamo. Per cui se volete telefonare potete telefonare, però tenete presente che se voi telefonate per difendere qualcuno che vuole fare gli schiavi, qualcuno che vuole stuprare i bambini, qualcuno che vuole costruire campi di sterminio, io mi riservo di buttare giù la telefonata, perché ritengo che persone che vogliono costruire campi di sterminio, vogliono stuprare i bambini, vogliono mantenere le persone come oggetto di possesso, non hanno diritti. Vediamo un attimo. Pronto? 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 Ah beh, anche questo è uno scherzetto, eh? Poi magari discuteremo di questa cosa. Per cui se volete telefonate, telefonate pure, però tenete presente che quello che io vi ho detto è letterale e nella storia ci sono secoli e secoli di errori. Pronto? Sì? Mi sono quello che dici, quello che ho ragione pienamente al 100%. Mi sono dovuto fare un percorso di vita sciamanica e vedo nel percorso di libertà che è la migliore cosa per un essere umano. Mi fa quello che voglio, non capivo come. Sì. E la vita sciamanica dice come che ti hai detto di sogni, dell'essere libero e del sviluppare le proprie energie del sé. E mica credo, veramente. Bravo per questa trasmissione, sei vero? Ciao Sabe. Il problema è questo, qualunque via alla conoscenza deve essere una via alla libertà e non può esserci via alla conoscenza che non sia una via alla libertà. Pronto? Ecco, chi dice che Gesù non è esistito? David Flusser e l'Enciclopedia Giudaica, no? Sono Luigi da Treviso, Lo so, no? adesso ti butto Ecco, giù, fino a questo punto. l'Enciclopedia Giudaica, dico, è scritto che Gesù è esistito. Le invito, David Flusser è un altro autore, è un autore del XX secolo, e non so se sia ancora vivente in Israele. Mi dica il nome di un autore, chi dubiti che sia esistito la persona Arrivederci. Gesù, dico. Il Gesù di Nazareth come figura, come persona, non è mai esistita, mai.
esistivano Gesù di varie estrazioni, cioè esistevano vari profeti che si chiamavano in quel modo. E essenzialmente quello che nei quattro Vangeli ufficiali viene preso come Gesù è un tale Onias, una storia di un tale Onias che avviene circa 70 anni prima della data. Per cui riaffermare che questo Gesù esisteva è solo una grandissima, cioè è solo un atto dogmatico assurdo, allucinante. Cioè, la voglia di stuprare il più debole porta anche a questo, cioè gli per me esiste, benissimo. Se tu credi che per te sia esistito, vivi in quel modo, sono affari tuoi, cioè a me non mi interessa. Sicuramente Radio Maria ti darà ragione, cioè, sicuramente telefonando a chi la pensa diversamente da me, tu puoi avere più soddisfazioni che non telefonando a me. Per cui ti invito a telefonare a loro, non a telefonare a me, perché è inutile che telefoni a me. Io dico che non è mai esistito e tu riaffermi che è esistito. Qualunque enciclopedia vecchia tu prendi, ti dirà che è esistito perché? Perché esiste una descrizione evangelica. Pronto? Nell'enciclopedia giudaica non i vangeli. Non mi interessa niente del tipo di enciclopedia. Non mi interessa. Ogni enciclopedia fino a 10 anni fa o 12 anni fa riporta quelle che sono le versioni dei Vangeli e riporta le storie e tutti i passi ritrovati nei Vangeli. D'accordo? Pronto? Pronto, non sono d'accordo. Vabbè, non sei d'accordo, telefono a qualcun altro. Telefono a qualcun altro perché tanto tu dici che è esistito, io dico che non è esistito e siamo fermi là, cioè non concludiamo assolutamente niente. Tutti i radioascoltatori sanno che Luigi da Treviso afferma che il Gesù di Nazareth, il pazzo di Nazareth, è esistito. Benissimo. I radioascoltatori hanno chiaro che per Luigi di Treviso il pazzo di Nazareth è esistito? Beh, perfetto. Io dico che non è mai esistito. Io dico che queste cose sono state costruite sistematicamente. Pronto? Pronto? Sei pronto? Sì? Buonasera, volevo fare una piccola domanda a telefono dalla provincia di Venezia. Volevo chiedere, le stime che ogni tanto vediamo in televisione, quelle persone che hanno le croci di sangue c'è un po' dappertutto il corpo, come è possibile una cosa del genere? Ok, ti rispondo subito. Grazie. Ciao. Allora, per quanto riguarda il discorso delle stimmate, il 70% sono imbroglioni. Dopodiché esistono delle possibilità a livello psicologico, a livello mentale, di far uscire questi segni sia sulle mani sia sul costato. Cioè, se una persona riesce a immedesimarsi in modo talmente grande e talmente potente con sta roba, può riuscire a farsi venire fuori tranquillamente le piaghe. Però il 70-90% sono delle truffe belle buone. Pronto? Enciclopedia giù. Vabbè, siamo ancora a uno che continua a sostenere che l'enciclopedia giudaica dice questo. A me non me ne frega niente perché tanto ebrei e cattolici sono la stessa cosa, cioè non ho problemi di due, cioè tutti e due hanno lo stesso identico progetto. Bene, mi sembra di aver risposto a un certo numero di telefonate, per cui penso che sia più che sufficiente. Il problema, io chiudo qui la trasmissione, Magia, Stregoneria, Paganesimo. Io vi do appuntamento per giovedì prossimo alle ore 15 con la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Parleremo di un elemento del crogiolo del male. Vi ringrazio per avermi ascoltato e a risentirci a giovedì prossimo. Sono Claudio Simeoni, Piazzale Parmesan 8 Marghera e vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, casella postale 53 Marostica, Vicenza. Arrivederci e a risentirci a giovedì prossimo.